Là. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati. Siamo su Forza Horizon 5. Allora, oggi vediamo un po' di fare qualche garetta. Intanto vi faccio vedere questa Porsche 918 Spyder, bellissima, tutta a tema Xbox e anzi tutta a tema Microsoft in realtà. Anzi, Xbox sì. Che abbiamo trovato in live durante una live su Forza Horizon. Quindi io vi invito ad andare a seguire anche le live. Trovate il link in descrizione, così insomma, per restare aggiornati anche su quello che facciamo in live. Magari diciamo gare secondarie, customizzazione dell'auto, del personaggio e tutte queste robe qua. Ho fatto delle piccole modifiche a quest'auto per migliorarla. È una bomba, ha quasi tutti i parametri a 10. Credo sia stata data, insomma, per l'anniversario di Xbox, per il ventennale di Xbox. Intanto si prepara un brutto temporale qui e direi di buttarci subito nella prima gara. Appunto, vi invito a seguire anche sull'altra piattaforma e così insomma mi date anche delle indicazioni utili su che macchine prendere. Io sto accumulando soldi, come vedete siamo a 213.000 crediti e non possiamo comprare chissà cosa. Vediamo un secondo che gara è sterrato. Superfici ruvide che un tempo erano asfaltate, ma ormai sono sterrato. Temporale, facciamo una cosa: proviamo con questa bellissima Porsche. Come vedete, ha quasi tutto 10: accelerazione, partenza da fermo e frenata. È una bomba, però sullo sterrato ho paura che avrà parecchie difficoltà. Perché fuori strada ha solo 5 come valore. Quindi ripeto, anche solo per provarla, in caso poi la utilizzeremo di più per le gare su pista, aumentare il livello di difficoltà da medio a superiore alla media. Ma proviamo, facciamo che proviamo. Se lui ce lo consiglia, vuol dire che ha pensato che fosse troppo basso questo livello di difficoltà. Proviamo, dai, al massimo riabbasseremo. Facciamo una prova. Dobbiamo anche capire se sarà merito, cioè se faremo schifo per il livello di difficoltà più alto oppure perché la macchina non è per nulla adatta a questo tracciato. Ecco appunto, già abbiamo molti problemi perché quest'auto pattina molto. Pattina moltissimo su questo circuito. Guardate, guardate, non riesco a girare. Abbiamo fatta fuori dal vaso, d'altronde io l'avevo detto che sarebbe stato un suicidio gareggiare con quest'auto qua. Abbiamo voluto provare e probabilmente dovremmo ripetere la gara con l'auto da sterrato. Allora, abbiamo un po' di vantaggio sulle macchine dietro, ma non riusciamo manco lontanamente a recuperare quelle davanti. Se spingiamo un po' di più ci andiamo a schiantare malissimo. Una bella sfida effettivamente gareggiare con quest'auto, però veramente è anche un po' snervante perché so che vorrei recuperare queste auto davanti, ma so che appena spingo un po' di più vado fuori strada. Guardate, guardate, adesso non sto manco accelerando. Siamo quarti, non è male, non è male, però io le vorrei vincere tutte. E tra l'altro dietro ce l'abbiamo attaccati gli altri. Poi io mi chiedo anche come facciano gli altri ad andare così veloci con queste auto d'asfalto, cioè da strada. Non stiamo poi gareggiando così male. Ok, dai, riavvolgiamo, proviamo a riavvolgere, tanto non ci arriveremo comunque mai primi. Quindi è giusto per poter finire la gara.
Poi se mai dovessimo arrivare ai primi, anche sti cazzi. Cioè, nel senso che abbiamo utilizzato un flashback. Però di base credo che con quest'auto sia veramente impossibile. Mentre invece credo che potremmo davvero dominare delle gare su asfalto. Ok. Andiamo all'attacco. Allora, non abbiamo più nulla da perdere, ragazzi. Manca... cioè, questo è l'ultimo giro. Quindi io direi di inserirci prepotentemente in questa lotta per la vittoria. Anche se purtroppo siamo partiti tardi. Peccato, terzi con un flashback. E la difficoltà mi piace. Cioè, l'aumento della difficoltà mi piace effettivamente. Ciò che non mi fa impazzire è gareggiare con quest'auto, che non ce la fa proprio. Quindi facciamo una cosa, ripetiamo la gara se possibile con l'auto da sterrato, ok? Che sarebbe la Ford Escort, questa, che infatti è consigliata. Come vedete, lui ci consiglia qual è l'auto migliore. Proviamo, vediamo se va un po' meglio. Difficilissimo, ragazzi, tenere la strada con quell'auto, con le auto, diciamo, sportive, è difficilissimo. Cioè, non puoi... cioè, veramente è una difficoltà incredibile a prendere le curve, ma anche a stare fermo, in realtà anche ad andare dritto è difficoltà, perché sbanda talmente tanto l'auto. Ecco, se avessimo preso la curva così, con la macchina di prima, con la Porsche di prima, a quest'ora eravamo già costretti a utilizzare chiaramente un flashback. Bella questa, ci siamo appoggiati leggermente per fare perfettamente la curva, che invece avevamo sbagliato totalmente. Ancora siamo tutti attaccati, però stiamo per prendere i primi. Abbiamo avuto un lieve contatto, anche se non è stato per nulla lieve. Tagliamo la curva, che tanto non ci dicono niente, non c'è penalità, non c'è vergogna. Aia! Adesso vorrei capire anche cosa comporta la difficoltà. Cioè, comporta che le auto avversarie sono più veloci e basta? Perché questo sarebbe una difficoltà, diciamo un aumento della difficoltà abbastanza artificiale, che non mi farebbe proprio impazzire. Però capisco che in un gioco di guida non puoi fare granché altro, insomma, per aumentare la difficoltà. È combattuta, ragazzi, combattuta. Ci sta alle calcagna questo, ci tocca pure, ci dà la toccatina. Ci tocca. Concentrazione, massima concentrazione. Questo è ancora il secondo giro, purtroppo, che noi siamo in vantaggio. Tagliamo tutto. Che tanto l'importante è entrare dentro i checkpoint, quindi per il resto possiamo tagliare tutte le curve che vogliamo. E guardate quanto vantaggio prendiamo tagliando le curve, tra l'altro. Quindi non c'è vergogna. Aia. L'abbiamo preso, vero, il checkpoint? Di pochissimo, ragazzi, l'abbiamo preso. E gli altri saltano, tra l'altro, il doppio rispetto a noi in quella rampa. Ci recuperano tantissimo con quella rampa. Infatti si stanno un po' avvicinando. Dobbiamo cercare di sfruttare questo vantaggio che abbiamo preso, ma il secondo è molto vicino.
Cioè, mentre gli altri... Aia, aia, aia. Mentre gli altri hanno mollato... Quanto manca? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Ok, ok. È fatta. Sì, sì, c'è nettamente più adrenalina con la difficoltà maggiore. È molto bello finché vinciamo. Quando invece dobbiamo ripetere le gare 10 volte non è per nulla piacevole. Abbiamo vinto un emote. Che servono a ben poco. Intanto qua piove. Andiamo adesso a fare questa missione qua. Ok, partiamo. Ragazzi, i video caricati a causa della compressione video che fa YouTube non rendono l'idea di quanto sia bello il titolo. Questo video sarà registrato in full HD, ma mi sto impegnando per registrarveli, per registrarne più possibili in 2K quantomeno, in quad HD. Hola, my friend. Are you ready to get going? Sir Rabbi, you said something about a big cat. A long story. I tracked it all the way into the jungle, but lost my notes. Why don't I explain it on the way? First, let's retrace my steps. We head south, across the highway, and over the hills. Vamonos! I thought big cats would avoid major highways. Not this one, my friend. Mira, next, I turned off-road and hit a danger sign on the way into Mulegé. Okay. Oh, oh, oh. No. Non l'abbiamo fatto il salto, non l'abbiamo fatto. Ma non l'avevo visto che c'era una rampa. Tia Rosa runs a stall in the craft market. She was the one who first told me about the big cat. Now I have your help, I'm sure we'll find it. Ok. Con le derapate ancora dobbiamo migliorare tanto, eh. Across the bridge and into the jungle. We're getting close. Hold up. You owe me a long story. Pardon, let me explain. I was given coordinates of where this big cat was last sighted. But the plane had mechanical problems on takeoff. I barely got it off the ground. So you dumped your cargo? Exacto! I lost everything and I never even saw the cat. But now you're here to help. And it's on the way. Por favor. Okay, okay. Bello questo gippone verde, bellissimo comunque. Questo ci servirebbe per le gare sotterrato. I left my car at the far end of the runway. All my stuff, including my notes, should be in the flight cases. You think you can find them too? Ah, cazzo, ma siamo dove eravamo prima? Dove abbiamo fatto la gara prima? I'm guessing Jaguar? Una Jaguar? Sorry, did I not mention? It's a barn find. Drop me off at my car once you've found it. Scopri le note relative al gioiello dimenticato. Trova la... Ken! You found my notes! Tia Rosa said the Jaguar was abandoned by its owner 20 years ago! I've marked out the rough location on your map. Ok. Non mi dire che non ci arrivo perché mi incazzo. My helmet! Oh. Gracias, my friend. I've been looking for this one. Vabbè, siamo morti, però... L'abbiamo presa. Più. Che fa? Non la prendi? Là ce ne sta un'altra, mi pare. Aia, aia. A flight recorder. It's designed to survive any crash. Maybe not getting run over by a car, but I don't see you getting out to grab it. Ma non ce la faremo mai. Oh, molto bene, molto bene. My spare flight suit. What did you think? You can keep it if you like. E io dovrebbe essere di qua. Fermati. Fermati, fermati, vai piano. Hey Rabbi,
Ok. How come you were carrying 100,000 credits? Oh, my friend. Just some winnings I made on the street scene. Sto cercando una Jaguar. Ma dove può essere? Non l'ho capito. Se fosse... Ecco, ecco, ecco. I think we found it. Finally! It's the XJR-15! Rapido y raro. And a long way from its native habitat in the UK. I wonder how it got here. La zona assurda. Here's my car. Niente, qua dovevamo andare. Oh. Lascia, lascia. Ok. Alex wants the biggest dirt racing program Horizon has ever seen, and we are going to give it to him. Ok, ok. Ma lui vorrebbe gareggiare con quello, cosa ci vuole fare con questa roba? Sì, ti sono dietro, amico. Ma questa Jeep ce la lascia, vero? Perché io ne ho di bisogno. Welcome to Xmal, once the most powerful city in the region. But I'm afraid we missed my friends by about... 1,000 years. Madonna, ma cos'è questo posto? Una città antica, Maya. Getting close now. I promised you dirt roads, didn't I? Che bello, guarda. I always won. I hope you've grown out of your rivalry. Rivalry? My friend. In Mexico, we call that family. Ok, ok. Siamo arrivati? No, no. Intanto facciamo pratica per le gare. Che questa è una cosa che non sappiamo fare. This is Agua Azul. We're so close now. Keep going. Che bella strada che ci fa fare l'amico. Aia, aia, aia. We're deep in the heart of the jungle now, my friend. It's just us and the wildlife of La Selva. These roads are treacherous, only reached by the most capable cars. All those that parachute down from cargo planes. Yeah, those two. È difficilissimo leggere mentre si guida, comunque, ragazzi, veramente difficile. Qua l'italiano sarebbe stato gradito. Che solitamente non mi dà fastidio l'inglese con i sottotitoli, ma in un gioco di guida non riesco a leggere bene. Si è schiantato contro un albero. What do you think? Is the Mexican jungle good enough for Alex and the best dirt racers in the world? It's perfect. I just hope the dirt racers are good enough for the Mexican jungle. Ok, abbiamo finito? Abbiamo sbloccato una Peugeot. Questo non so cosa sia. Questo nemmeno. Questo nemmeno. Vabbè, dobbiamo capire anche come sbloccarli più che altro. I know what you were thinking all the way through that jungle. This place would be perfect for dirt racing.
Funny! I had the same thought. Check it out. Horizon Wilds. A little festival of my own where we celebrate all things dirt racing. Oh, this is going to... I've started you off simple with a few events, and the drivers and fans have challenges to match. So, off you go and get dirty! Ok, abbiamo tantissime cose da fare in live, mi sa, perché non ce la faremo mai a farle tutte qua. Queste sono delle gare a tempo, tipo. Adesso ce l'ha sbloccata la roba, effettivamente mi sembrava un po' pochina prima, adesso c'è veramente di tutto e di più. Allora, noi siamo qua, lui cosa vuole che facciamo? Vediamo se facciamo riconoscimenti. No, non voglio fare questo, vorrei... Mi ha detto che c'erano dei regali per noi, signorina. Ci sono questi regali? Auto conferita, una Ford Focus. Ok. Qua cosa c'è? Un orologio. Lo metteremo al nostro personaggio. Una Nissan Fairlady Z. Questa l'abbiamo riscattato? Sì, sì. Ok. Qua c'è tanta roba invece, mi sa. O no? Ecco. Uno. Un'altra Peugeot, forse quella di prima. Una giacca da aviatore, tutto il vestito da aviatore mi sa che abbiamo sbloccato. Clacson decollo e 100.000 crediti che sono molto molto graditi. Infine l'ultimo regalo. Ok, queste non so che cosa siano. Forza Link, vabbè. Allora. Vabbè, poi possiamo comprare le case, fare un sacco di roba. Allora, potremmo fare un'ultima gara, effettivamente. Ma... Io, ragazzi, direi invece di salutarci qua. E poi vediamo la prossima volta come strutturare questa zona. Anche se devo dire che se vedo bene... Noi possiamo... I know you're busy, but I have festival facilities way over capacity. So if you wanted to push for that next big expansion, that would be very helpful. Hey Gabriel, that is a Horizon Mexico festival outpost. Shall we build some more? Hey Gabriel, that's it. It's time for an adventure. Here's the thing, it's not all about expansion. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events. Expeditions into the unknown, or new adventures in our own backyard. Ha finito? Perfetto. Allora, noi qua potremmo sbloccare qualcosina. Credo questi li possiamo sbloccare. Però continuerei con queste. Con quelle sullo sterrato, così facciamo una cosa alla volta. Facciamo, diciamo, un capitolo alla volta. Sono tante, sono veramente tante, quindi io direi che sblocchiamo questo intanto. Ok? Yes, Carmen is waiting. Tell her the shots of me are actually quite good. Turn around when it is safe to do so. Ok, quindi la prossima, diciamo, zona in cui andremo sarà ora andare a trovare una parola. Qual è quella che ci ha sbloccato? Boh, non lo so. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Noi ci salutiamo qui, intanto. E io vi ringrazio per la visione. E vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, farmi sapere cosa ne pensate e quali macchine potrei effettivamente prendere. Datemi dei consigli. E niente, vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.